Arriviamo alla terza parte e quindi ci occupiamo delle cosiddette licenze open con un focus sull'ambito dei dati, ovviamente, visto il tema della lezione, quindi le licenze open per dati. Vi ho già un po' anticipato l'argomento quando abbiamo visto quella slide, no? Quello schema con la parte arancione a sinistra e la parte blu a destra, in cui c'era il simbolino con le due C cerchiate, CC che sta per Creative Commons, e vi ho spiegato, vi ho anticipato di cosa si trattasse. Adesso lo vediamo un po' più nel dettaglio. È un tema molto complesso, soprattutto quando si parla di licenze per dati, cioè le licenze open sono in realtà molto semplici. Le licenze Creative Commons sono state pensate proprio per essere semplici, utilizzate quindi facilmente utilizzabili anche dai blogger, dai fotografi, dagli utilizzatori, non so, i social media manager. Sono molto intuitive, no? Ci sono questi simbolini, probabilmente le avete anche già viste, le licenze Open Creative Commons nei vari blog e siti che frequentate. Ne vedrete una alla fine di queste slide, cioè queste slide sono a loro volta rilasciate sotto licenza Creative Commons, ma le vedete tutti i giorni quando capitate, ad esempio, su Wikipedia. Quando utilizzate non so, fate una ricerca su Google per vedere, che ne so, quanti abitanti ha il tal comune o in che anno è nato l'attore che state guardando in un film, quella pagina è sotto licenza Creative Commons, perché tutta Wikipedia è open, è l'enciclopedia libera, perché dietro c'è anche una licenza che la rende libera. Ok, ecco, quindi quell'esempio ci fa capire come le licenze open siano tra noi molto più di quanto si possa immaginare, no? Però se applichiamo le licenze open al mondo dei dati, effettivamente siamo su un terreno un po' complicato, un po' complesso, perché non sono complesse le licenze, è complesso il diritto che ci sta dietro. Quel diritto sui generis che vi ho citato prima per le banche dati ha dei meccanismi diversi rispetto al diritto d'autore tout court, il diritto d'autore più generale. E quindi le stesse licenze Creative Commons, che a loro volta erano state pensate per la musica, le immagini, i testi, sui dataset, sulle banche dati, hanno mostrato anche loro un po' di problemi, insomma, mancava qualche, era sfuggito qualche aspetto. Dopo vi spiego un po' meglio cosa è successo. Però ecco, se volete proprio approfondire il tema delle licenze per dati, ho un mio videocorso molto approfondito, che mi sembra anche venuto discretamente bene, e anche molto recente, perché è stato fatto lo scorso febbraio, quindi il mese scorso, al Politecnico di Torino, e quindi potete attraverso questo link passare a vederlo e approfondire. Oggi rimaniamo su questo piano, ancora un po' introduttivo, cioè ricordiamoci che siamo qua, siamo in questo ovale, questo uovo cerchiato di verde, cioè il libero utilizzo che è stato stabilito dal titolare dei diritti. Cioè io trovo un'opera, trovo una banca dati, oppure un'immagine, oppure un brano musicale e lo posso utilizzare senza dover chiedere il permesso perché è di libero utilizzo. Ma non perché ci sia una norma di legge che lo stabilisce, ma perché è proprio stato il titolare dei diritti a volerlo liberare, che è l'esempio che ho fatto io con le mie slide, no? Voi potrete poi prendere queste mie slide e riutilizzarle, ad esempio, per fare un'infografica, no? Uno prende qualcuna delle mie slide e realizza un'infografica di questa lezione. Anzi, se qualcuno è bravo a farlo, lo invito volentieri a fare questa cosa, a me fa piacere e l'ho già, come dire, giuridicamente autorizzato a farlo proprio attraverso l'applicazione della licenza open che trovate nell'ultima pagina delle slide. Ci sono delle condizioni che vanno rispettate, però tendenzialmente è un utilizzo libero. E vedremo come questo fenomeno può essere, diciamo, congeniale al tema del riuso dei dati pubblici. Il senso delle licenze open è questo, quello che vedete, in questa sorta di insomma, gamma di grigi, di sfumature, diciamo, nei due estremi che abbiamo già citato prima. Da un lato c'è tutti i diritti riservati, copyright, la C classica C di copyright cerchiata che tutti conoscete. A destra abbiamo l'altro estremo, cioè pubblico dominio. Il diritto è scaduto, quindi non c'è più nessun diritto su quell'opera, non devo più chiedere permesso a nessuno, nessun diritto è riservato. Per creare delle sfumature intermedie, devo far leva proprio sulla volontà
del titolare dei diritti, il quale, a seconda della licenza che utilizza, mi darà più o meno libertà di utilizzo sull'opera. Ripeto, in questa sede non posso farvi vedere tutte le licenze, sono sei licenze, abbiamo detto, vi avevo forse anticipato, sono sei licenze più il CC0, ovvero quello strumento che permette di rilasciare in pubblico dominio subito un'opera, quindi sono sette opzioni totali, ok? E si collocano esattamente qua in mezzo, dove vedete questa gamma di grigi con il simbolino CC e la scritta alcuni diritti riservati, perché è esattamente quello che fanno le Creative Commons. Rilasciano le opere in un regime di copyright più elastico, cioè solo alcuni diritti vengono riservati, gli altri vengono lasciati, diciamo, in libera fruizione. L'immagine, possiamo dire, che rappresenta meglio e fa comprendere meglio il concetto di licenza open rispetto a quello di licenza proprietaria è questa, è la metafora del cartello, no? Un cartello all'ingresso di un parco, no? Andate in un parco e trovate un cartello che vi dice cosa si può fare e cosa non si può fare all'interno di quel parco. La metafora la potete applicare a un'opera creativa, cioè il parco è l'opera creativa e io, se voglio fruirne, devo stare attento a fare alcune cose e a altre astenermi di farle perché sono vietate. Questo è il concetto del diritto d'autore, no? In metafora. La differenza qual è? Che la licenza proprietaria è una licenza che viene utilizzata più che altro per sottolineare i divieti o addirittura per aggiungere divieti rispetto a quelli che già normalmente la legge prevede. E quindi, come vedete, nella metafora di sinistra, la licenza proprietaria, il cartello è pieno di divieti e ha solo qualche permesso. Qualche permesso ci deve essere sempre, perché sennò non sarebbe una licenza. Perché, cioè, la licenza, se ci fate caso, la parola licenza deriva dal licere latino e quindi autorizzare, cioè permettere. È un atto autorizzativo la licenza, no? La patente di guida in inglese viene chiamata license perché è un'autorizzazione a portare un veicolo, a guidare un veicolo. Ok, quindi una licenza è sempre qualcosa che autorizza qualcun altro a fare qualcosa. E la licenza proprietaria, però, è una licenza in cui le autorizzazioni sono molto, molto ristrette a favore invece di una serie di divieti, di condizioni che il titolare dei diritti ci sta imponendo. La licenza open non fa altro che invertire questo rapporto, quindi se ci spostiamo alla destra dello schema, della nostra immagine, vedete che il cartello è lo stesso, il parco è lo stesso, ma essendoci la licenza open, io so, diciamo, che alcune cose sono già autorizzate, sono libere, perché c'è scritto lì. Ok? E quindi non devo chiedere il permesso al guardiano del parco o al padrone del parco, perché c'è già scritto, cioè è chiaro, no? Io posso giocare a pallone, posso fare il picnic, posso sdraiarmi al sole sulle aiuole, però magari ci sarà comunque qualche condizione da rispettare, ad esempio, però non è possibile raccogliere i fiori, non è possibile calpestare alcune aiuole particolari circondate dalla rete. Ad esempio, non è possibile accendere fuochi. No, quindi qualche condizione rimane, perché sennò sarebbe un pubblico dominio, cioè se non ci fosse neanche una condizione sarebbe un CC0, tutto libero, quindi nessun diritto riservati, e invece, come vi ho detto, le licenze open sono alcuni diritti riservati. Quindi questa è la metafora che ci fa capire abbastanza bene il concetto. Dobbiamo adesso arrivare a spiegare come questo strumento delle licenze open, quindi questo che vedete a destra, può essere fondamentale o quantomeno utile per incentivare e abilitare il riuso dei dati delle pubbliche amministrazioni, cioè i dati pubblici che sono l'oggetto, diciamo, della nostra lezione di oggi. Le licenze, come vi ho detto, sono tante. Io vi ho citato le 6 più una licenza Creative Commons, cioè una sarebbe questa qua, il CC0 che vedete a destra. CC0 vedete, una dichiarazione di rilascio in pubblico dominio. Quindi non è una vera e propria licenza, infatti vedete è distinto rispetto alle licenze, è una promessa di non esercitare più diritti, una dichiarazione solenne di rinuncia ai diritti. Le licenze sono tante, però nel mondo degli open data, cioè dei dati aperti, solitamente si usano queste due famiglie di licenze, quelle con la semplice richiesta di attribuzione,
che è lo schema, diciamo, la colonna in mezzo, e poi quelle messe tra parentesi rossa, che sono quelle che richiedono l'attribuzione e anche l'applicazione della stessa licenza, il cosiddetto share alike. Ripeto, purtroppo non abbiamo il tempo di andare nel dettaglio di tutte le licenze e di spiegarvi le varie applicazioni. Comunque, queste sono le sigle che normalmente troverete, CC BY o CC BY SA, individuano diciamo, la sottospecie di licenza Creative Commons. Poi ce ne sono altre sotto che di fatto più o meno riproducono lo stesso effetto delle CC. Ma sono licenze scritte da altri enti, quindi fanno sostanzialmente lo stesso lavoro, ma sono licenze diverse. Purtroppo appunto non abbiamo tempo, se avete interesse di approfondire questo tema, rimando a quel video che ho già, a quella mia video lezione che ho già segnalato prima, che è invece tutta dettagliatamente dedicata a questo argomento, cioè il tema delle licenze per dati.